7 Wave numero 1 2013. Chuck, sbustiamo e presentiamo Ska. Ma dove sono Draghi? I Draghi! Quanta roba! Eccoci qua, versione italiana e versione inglese. Le presentiamo in entrambi i modi, no? Però ci divertiamo. Facciamo la sfida Italia al resto del mondo. Vai! Guardiamo Fantastico. Queste due fantastiche teen, la teen Drago Sovrano delle Cascate, Tida il Drago Sovrano delle Cascate, e la teen Blaster Drago Sovrano degli Inferi. Cosa contengono? Beh, è facile. Andiamo si prende curiosare. Il tin, si guarda dietro. La tin, quella blu, quella di Tidal, contiene, vabbè, tre boost della Tachionica, due boost di giudizio della luce, quelle nuove. Mica pizze fighi, direi. Mica pizze fighi, la carta di Tidal, rara segreta, più quattro carte super rare. E qua c'è roba grossa. Da capogiro. Da capogiro c'è... Capo, ho fatto il giro. Il soldato dell'oscuro desiderio, emissario dell'inizio, il Black Luster Soldier. BLS! L'avanzare stampato gold. Però non è che era facilissimo, qua c'è in tutte le tin. Poi, Fico. Questa secondo me è la più attesa, la più grossa, il Catastor, alleato della giustizia, uscito solo in H1, ristampato Shalom nelle buste del torneo, ma in versione... Ultimate, per cui non si cioè, trovava. Sarà più difficile da trovare praticamente. Adesso si trova, accessibile a tutti. Poi abbiamo il cannone ferroviario super corazzato. Questa qua deve essere una carta nuova. Dopo ridiamo. E fratellanza del pugno di fuoco orso. L'orso è grosso. E guardiamo, c'è anche l'altra team cosa contiene, perché questo giro le team sono entrambe spettacolo. Abbiamo, vabbè, sempre tre boost, il signore della glassia tachionica, due boost, il giudizio della luce e la carta di Blaster Secret. E le quattro super sono lo Shogun Karakuri modello 00 Burei. Ne sa il cowboy gaga, il numero 40, novità! Arriva! Numero 40, burattino arnese delle corde, e anche qua! Fratellanza del pugno di fuoco orso, quindi l'orso è la carta comune a entrambe le tin. Comune ma super. Comune è l'unico super. Caso in cui comune, è comune ma super. Super. Bene, Ska, che dici? Ma si sposta. Stesso contenuto per le tin inglesi, boss? Sì, diamoci un occhio al volo. Sì. Siamo si veramente sposta. Fighi. E quindi si sposta, no? E beh, a questo punto sì, eh. Partiamo con Tidal. Dalle cascate, poi andremo agli inferi. Tieni Tidal, guardiamoci. Boh, tienilo forte. C'è le cascate queste. Ammazzo Ska. Eccoci qua, abbiamo anche preparato un piccolo ricorso storico. C'è un po' di Story Channel con le carte uscite nelle versioni originali. Per cui, attenzione, c'è il Tidal che era raro di LTGY nella sua prima versione. E qua è bello Secret. Ma che quanto bello. Sbrilla la scintilla. Poi c'è una simpatica guida. Vai a guardare tranquillamente. È una guida tour. Là, ma che bella. Poi eccolo qua, il Black Luster Soldier. Abbiamo, attenzione, questa è storia. La prima versione uscita, Yok, addirittura in prima edizione qua, signori. Questo era ultra raro, questo è super raro. Il Catastor, che costò questo in H1, era Secret. E qua è super raro, finalmente ristampato, accessibile un po' a tutti. E super la carta bombe. Nuova. La carta nuova è il cannone ferroviario super corazzato. Poi guardiamo come era originariamente sono. E anche l'immagine. Anche l'immagine. È stata un po' censurata. Sì, vabbè, poi c'è qua. E l'orso, l'orsettino, ma che bello. Ed era ultra raro di CBLZ. Fiamma da cosmica. Apriamoci il tin inglese. Così facciamo uno e uno. Facciamo lo sboosting in competizione. Sì, lo sboosting in competizione. Mado, ti adoro. Eccolo qua. Tieni inglese. Io te l'ho detto che era cascata. È vero. Era delle cascate. Non l'ha tenuta cascata. Vedi. C'hai ragione, Ska. Attenzione, sembra il nostro bel tiro al bello Secret. Anche qua la guida per giocare, per fare le vostre combo, per comprare le bustine. Là. E anche questa. Io BLS, sempre super. Ally of Justice Catastor. E eccolo qua, in italiano è cannone ferroviario super corazzato, in inglese è Super Dreadnought Rail Cannon Gustav Max. Uguale.
Esca, in effetti mi sembra stesso identico nome. Mi sembra un po' diverso. Però in compenso, vabbè, hanno un po' censurato entrambe le immagini. Vabbè. È un rossettino, ma che bello. Ed eccole qua le buste. Facciamo la prima sfida. Chi sbusta? Partiamo dalle carte inglesi. No, italiane prima. Dai. Tacchionica. Cestino. E attenzione, la prima busta tacchionica ci fa vedere una carta. Secret Uccello Totem. Ma che bello, bello Secret, abbiamo schiappato subito. Partenza alla grande. Prima busta Secret. Allora, prima busta Secret, spettacolo. Attenzione, seconda busta della team italiana di Tidal. È una carta rara, è un Tidal. Il Tidal. Tipo le matriosche, no? Esatto. C'è un Tidal nel Tidal. E meno male che non c'era un altro busto dentro. L'altro è un Tidal. È un casino. Terza busta di LTG Y e troviamo la bestia ghiaccio Zero Fine. La mettiamo qua. E guardiamoci anche il giudizio della luce. Queste sono quelle nuove. Fresca. Proprio dalle cascate. Poi magari mi trovi un pollo. Madonna, quello Cesare. E poteva mancare. Due buste, lo becchiamo subito. Due buste. Attenzione, c'è una arcidemone cavalleria. Carta rara. E attenzione, altra busta. Attenzione. Vediamo cosa esce qua. Se schiappiamo sembrerebbe di sì, perché troviamo la bestia fantasma meccanica blu impala, la carta ultra. È un bel cinghialino, ma che bello. A fare il paiolo con l'orso, spettacolo. Guardiamo l'inglese, anche qua partiamo da LTG Y. Signore della galassia tacchionica. Un signor. Attenzione, troviamo number 69, numero 69. Mica pezze fichi. Non c'era la secret, però la rara. Però fiducia. E vediamo qua. Troviamo un Altitude Knight, ma soprattutto un Madolce Hot Cake. Torta calda, bella lì. Torta calda, bella fresca. È calda e fresca. Tutte e due. È un po'. Un po' come le tin. Fresche e calde. E la terza busta ci dice carta rara, RP Aspect Phantasmal Dragon. Un pettino. Al momento in vantaggio nettamente la tin inglese, italiana. Vedi? Del Tidal. C'è questo skit. E come adesso siamo ai rigori. Siamo ai rigori. 5 tiri per 1, attenzione. Carta rara, la tin italiana mai ha vinto, c'era una secret e una ultra. B Salamander. Però noi potremmo sempre trovare la carta secret, quella sgravissima, e a questo punto attenzione, vediamo se esce la secret sgravissima. Esce una cosa che non abbiamo mai sbustato, la ghost. Ma dai la ghost. Attenzione, spettacolo. Star Eater Ghost sbustato da te, signori. È qua è un pareggio, è un pareggio. Spettacolo. Infri. Andiamo nel caldo degli inferi, attenzione, col blaster, Tiny Blaster, Blaster of Disaster. E qui vediamo se si crea lo spareggio. Esatto, qua con un po' di... Occhio, perché prima con le cascate cascatano, vorrei che con gli inferi inferasse. Andiamo a vedere le nostre carte, il nostro bellissimo blaster che da raro di LTG Y diventa secret. CT10 sono le collectable tin numero 10 nel 2004. Ma quanto è bello! Uscì la versione di tin 1 e adesso siamo alla 10 nel 2013, giustamente un set ogni anno. Ma che bella la... Il Burei ce l'ha preparato Ultimate, perché ultra raro, vabbè. Sono esoso. Esoso, scada, STBL è riuscito, ce l'ha ristampato qua. Super raro. Cowboy Gaga, che era super raro anche nella prima versione. Però di difficile da reperire. Però difficile, molto giocato, una carta molto bella. Eccolo qua, il numero 40, Burattino Annese delle Corde, la carta nuova della Tin, la New Entry. E l'orsettino, che vabbè, lo conosciamo. L'orso. Guardiamo anche il team inglese. Infernos. Vediamo le carte inglesi che hanno il nome originale. Cosa riportano? Il nostro pacchettino. Carte e anche il numero 40 ci hanno sbavato un po' il nome. Sì, adesso lo guardiamo. Schia. Un bel Blaster Dragon Ruler of Infernos. Secret. Che il fogliettino. Lo lanciamo come intanto, chiedono, non ci serve. Come ti piacciono i draghi, ma guardali che belli che sono. Il nostro bel Burei Super, il cowboy. E attenzione, guardiamoci la Transmission.
era Jimmy Puppet of Strings. Per l'appunto. Jimmy il pupazzo delle stringhe, cos'è Scar? No, era la marionetta truccata delle corde. E poi l'orsettino è diventata il arnese delle corde. Senza vabbè. Contare che nella serie animata addirittura era corde dal cielo, qualcosa. Ma la cosa più bella che ci aggrada e ci aggusta di più è lo sboosting. Si va con lo sboosting. And now. And now. Let's boost together. Come on, let's boost together. Attenzione. Let's boost together. Bungee Gru. Utile. O bungee jumping Gru. Utile. Sì, sì. È rara. Partiamo con una rarettina. Un altro giudizio. Ah, stavolta partendo a giudizio, Attenzione. Arcidemone Cavalleria, le due buste di giudizio della luce hanno portato due carte rare per la busta italiana. E guardiamo. Tiriamo fuori pian piano dal tin le tacchioniche. Cosa ci riserveranno le tacchioniche? Attenzione. Una bella secret anche qui. Una bella ruota della profezia rara. Niente secret, però siamo a tre carte rare. Sai che ho notato che tutte le volte che io dico una bella secret esce proprio la secret, m'han detto. Una bella rara allora. Una bella rara, dai, tira fuori una Attenzione, bella rara. Attenzione, lo squalo fortezza. Questo deve essere cugino dello squalo Cesare, no? No, è proprio la carta. Tidal, ancora Tidal. Vabbè, Tidal. Ma è Tidal dentro Blaster. E questo si intitola. Si è insediato dappertutto, è una cosa incredibile. Si intitola un po' dappertutto, Si intitola dappertutto. Quinta busta. Sga, solo rare per adesso in questo team italiano. Che dice solo rare, attenzione, la team inglese potrebbe vincere. Attenzione, l'inglese potrebbe passare in vantaggio sulla coppia. La cirfata, attenzione, e partiamo da Judgment of the Light, partiamo subito con le buste grosse. Attenzione. Sorprendimi boss, sorprendimi con un Bushing Crane. Non dirmi che uguale! Non dirmi che abbiamo preso le team gemelle perché non ci posso credere. L'abbiamo entrata prima rara. Fantastico. E vabbè. Attenzione, qua c'è un'altra carta rara che è l'Archfine Cavalry. Ma io non ci credo. Signori, è la stessa, Non guardo le comuni perché sarebbe. My God! È incredibile! Pareggio assoluto! Non puoi neanche dire più bella voce, però. Qua siamo a pareggio però. Pareggio! La busta di LTG Y invece un Mega Phantom Beast Tidal Wolf. Anche qua una carta rara. Attenzione! Qua abbiamo preso le team gemelli, dopo i box gemelli dello sboosting di Jotul. Attenzione, Gogo Gigas, carta rara! E ultima busta! Sta a vedere che finiamo in parità. Mi sa che sto giro. Figurati se mai potrà esserci una secret lì dentro. Tu lo dici, ma non sei abbastanza convinto? È incredibile! Anche questa l'avevamo trovata. È incredibile! Abbiamo trovato 3 su 5 buste, 3 carte rare identiche in due team. Madonna, le team dei gemelli diversi abbiamo aperto, Sca. Vedi, deve essere nell'aria proprio. Sì. Sai come abbiamo fatto con Jotle? Sei riuscito a beccare i box dei gemelli diversi. Esatto. Bene. Che dire, Sca? Le team abbiamo aperte, poi ci divertiremo a spostare tutto il case. Mado. Che figata, che spettacolo. Veramente. Signori e signorine tubers, per Teen Set Wave 1 2013 è tutto!